Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre subito con la cronaca e ci colleghiamo telefonicamente con Gianluca Paladina che ci racconta di un episodio avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi che riguarda un locale di Via Economo. Collegamento con Gianluca Paladin, buongiorno Gianluca. Sì, buongiorno Umberto, grazie. Allora, una brutale aggressione è avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 di dicembre scorsi in via Economo presso il bar Loft. Il titolare è stato aggredito e sfregiato al volto con una bottiglia di vetro. Una persona di 38 anni, ubriaca, originario di Roma ma residente a Trieste, ha dato in escandescenza, ha rotto una bottiglia del locale. È successo più o meno verso le 2 di notte, orario in cui il locale stava per chiudere. Ha colpito il titolare, minacciato i dipendenti dell'esercizio stesso, una ferita che ha reso necessari 41 punti di sutura al volto dell'uomo sfregiato. È intervenuta però subito la volante della polizia di Stato, è riuscita a intercettare l'uomo che nel frattempo era scappato nascondendosi in uno stabile, barricandosi all'interno con ancora in mano il pezzo di bottiglia rotta utilizzato per sfregiare la sua vittima. Ovviamente è stata proprio chiamata anche l'ambulanza. L'uomo è stato arrestato, ma non senza difficoltà perché si è opposto all'intervento degli agenti della polizia di Stato e ha inveito anche contro di loro. Però è stato preso, trasportato in volante, portato in questura in stato di arresto. Per terra e nella via Economo c'era sangue, i segni ovviamente di questa aggressione. L'uomo non ha collaborato e quindi si è opposto, motivo per cui è stato arrestato. Questo è successo appunto nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso. Nella prossima edizione del nostro telegiornale, ovviamente il servizio con tutti i dettagli che raccontano questo episodio, questo grave episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Trieste. A te la linea, Umberto. Grazie Gianluca, ancora cronaca, udienza preliminare per il crollo della piscina Acquamarina rinviata il 1 marzo 2023 alle 15, causa un difetto di notifica. Rinviata il 1 marzo alle 15 l'udienza preliminare per il crollo della piscina Acquamarina del 29 luglio 2019. A causa di un difetto di notifica, il giudice dell'udienza preliminare, Luigi Dainotti, ha predisposto il rinvio. Oggi era il giorno in cui si sarebbero dovute costituire le parti civili. Una è il comune di Trieste, rappresentato da Valentina Frezza, l'altra è l'attività di estetica e massaggio all'interno dell'ex piscina, assistita dall'avvocato Amerigo Cigana. A essere accusati del crollo del tetto della piscina Acquamarina sono il progettista esecutivo e direttore dei lavori, il titolare dell'impresa incaricata della manutenzione della copertura e i due operai che stavano lavorando nel momento in cui la struttura è collassata. Il prossimo 1 marzo dunque ci sarà la nuova udienza davanti al GUP, in quel momento si costituiranno le parti civili e verrà fissata la data del processo. Nel giorno in cui il Consiglio Comunale discuterà ancora una volta sulla cabinovia Opicina, i cittadini si dividono fra favorevoli e contrari. Prevale lo scetticismo da parte della gente, riaffiora un ritornello ormai diventato abituale. Meglio rivedere in funzione il tram di Opicina. Cabinovia prevalentemente no, per chi abita, lavora o frequenta Opicina. Nel giorno in cui in consiglio comunale i politici sono chiamati all'approvazione della variante, al piano regolatore che andrà anche a spostare la stazione d'arrivo da Campo Romano al parcheggio dei camper vicino al quadrivio di Opicina, le opinioni delle persone lasciano intendere che c'è ancora scetticismo attorno al progetto. Evidentemente l'Europa dà i soldi solo per progetti fantastici, e mentre per un ospedale, una strada, no. E allora se vogliono fare la Vovia per me possono fare quello che vogliono, tanto non è che mi riguardano granché. Siamo di passaggio, poi la Vovia durerà poco, i primi refoli e svola via tutto. Che metti a posto il tram prima, o no? Non tutti, va detto, e il campione intervistato è decisamente scarso per fare una media. A me favorevole. Come mai? Sì, perché viene turismo, viene una roba nuova che porta a Trieste. Siamo nei buoni posti del turismo, della vita. Io sono d'accordo. Ma come mai? No, sono d'accordo perché collegherebbe meglio la città all'altipiano e sarebbe anche un'attrazione turistica. Commenti che, come già sentito in passato, fanno il paio con un'altra realtà cittadina, spesso accostata alla cabinovia, ovvero il tram. Ma scherza, come ho detto, è il tram. E col tram risolviamo tutto. In centro città, tranquilli.
mi andavo a scuola a lavorare col tram, 50 anni. Tram che potrebbe essere riattivato nelle prossime settimane o comunque nei primi mesi dell'anno, se arriverà il nulla osta da parte del Ministero dopo l'esecuzione dei lavori prescritti dallo Stato, imprescindibili per riattivare il servizio. La rincalzatrice pesante oggi ultimava la propria funzione, rimarrà a Trieste ancora qualche giorno in caso di ulteriori interventi. Ma trasporti a parte, a Opicina rimane da parte di qualcuno la necessità di investire in manutenzioni ordinarie. Mancano anche degli alberi, non so, un po' la cura generale, sì. A febbraio sarà organizzato un grande convegno sugli incendi boschivi che hanno interessato il Carso quest'estate. L'evento è stato annunciato dal nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, che si è appena insediato in regione. Dovremmo avere adesso il servizio, che in realtà non vedo ancora. Vediamo se dalla regia riusciamo a prepararlo. No? Allora andiamo avanti, Tele4 trasmetterà in diretta questo venerdì alle 10.30 la conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga assieme ai componenti della Giunta. Dopo Sveglia Trieste la programmazione della nostra emittente proseguirà per tutto il corso dell'evento anche con una serie di commenti dei nostri opinionisti. Appuntamento dunque venerdì 23 dicembre su Tele4 a partire dalle 7 con Sveglia Trieste e poi a seguire con la conferenza stampa di Fedriga e del resto della Giunta alle 10.30. Vedo adesso pronto il servizio su questo convegno promosso dai Vigili del Fuoco sugli incendi boschivi che hanno interessato il Carso quest'estate. Si è insediato da pochi giorni il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, un volto che il Friuli Venezia Giulia in realtà ha già conosciuto, poiché Carrolo è stato comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone dal 2005 al 2009. Un ritorno con una funzione diversa di coordinamento dell'attività dei quattro comandi provinciali della regione Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di fornire un servizio sempre più efficace e efficiente per la popolazione. La popolazione ha bisogno di sentire i Vigili del Fuoco come di fatto lo sono, vicina, e cercherò di stare tra la gente e per la gente per aumentare il livello di sicurezza percepita contro i rischi di incendio, in particolarmente quelli boschivi. Sin dalle prime battute della sua presentazione odierna, il direttore regionale ha affrontato il problema degli incendi estivi che hanno interessato il Carso, ma anche altri punti del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Proprio su tale argomento Carrolo ha annunciato che a metà febbraio, assieme all'Università di Trieste e alla Regione, sarà organizzato un importante convegno dove verranno poste le basi dell'operatività dei Vigili del Fuoco, ma in particolare servirà per richiamare l'attenzione sugli insegnamenti che ne sono derivati da queste esperienza e le varie metodologie che si metteranno in pratica in futuro per affrontare il problema. Le parole chiave, a ogni modo, sono previsione e prevenzione. Parleremo degli incendi boschivi in genere e tratteremo in modo specifico l'esperienza che abbiamo fatto a seguito dell'incendio che c'è stato nell'agosto scorso, che ci ha tenuti severamente impegnati, ma noi non dico che siamo abituati, è il nostro lavoro. Certo, faremo a meno di spegnere gli incendi perché è sempre una situazione di emergenza, ma quando ci chiamano ecco che siamo pronti a intervenire in concorso con la regione Friuli Venezia Giulia per gli incendi boschivi. Con la regione ma anche con le ferrovie verranno svolti sopralluoghi dei punti cruciali dove sono divampati gli incendi per valutare la sistemazione strutturale e le necessarie manutenzioni che possano prevenire altri disagi in futuro. Nell'immediato presente, a ogni modo, il direttore ha richiamato alla prudenza circa i festeggiamenti di Capodanno dove in molti accenderanno fuochi pirotecnici o lanceranno petardi. Intanto buon Natale, felice anno nuovo e come ogni festa si festeggia insieme. Impiegando giochi d'artificio e chiaramente i giochi d'artificio devono essere conformi alle direttive di legge. Mi riferisco ai giochi pirotecnici che devono essere muniti di marchio CE. Nei prossimi giorni cambierà il numero di telefono per contattare Tele4 in diretta. Il nuovo contatto è 040 97 78 910, sarà il nuovo riferimento per intervenire nel corso delle dirette. Il numero per inviare gli sms e l'indirizzo di posta elettronica invece non cambiano. 040 97 78 910.
Credo che adesso sia pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, no? Allora invece occupiamoci dei dati delle imprese della Venezia Giulia che sono consultabili online grazie a un'iniziativa della Camera di Commercio che mette a disposizione il registro delle imprese. Il sistema delle imprese della Venezia Giulia a portata di click. Presentato un importante investimento fatto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia per mettere a disposizione di istituzioni, imprese, investitori e media informazioni tempestive sullo stato dell'economia del territorio, utilizzabili per capire meglio il contesto socio-economico della Venezia Giulia. Volevo sottolineare l'importanza del fatto che anche il Presidente Nazionale nella parete è qui presente proprio perché siamo la seconda Camera in Italia e la prima del Nord-Est a presentare questo prodotto costruito e formato da Infocamere, la nostra società in-house. Vuol dire che qualsiasi azienda che vuole insediarsi nel territorio con un click saprà quante imprese di quel settore sono presenti, dove sono situate fisicamente le vie, le zone, che fatturato fanno. La mortalità, quando sono nate e quando sono morte, se sono morte. Quante imprese straniere ci sono, extraeuropee chiaramente, quante imprese al femminile, quante giovanili, quante start-up. Un mondo di dati messo a disposizione delle imprese, delle istituzioni e dei media per consentire di approfondire e conoscere lo stato dell'economia del nostro territorio. Un strumento appunto che ci permetterà ulteriormente non solo di conoscere la mappatura immediata del nostro territorio, delle aziende del nostro territorio, ma è anche uno strumento che può promuovere. Questo momento particolare è straordinario, come per esempio lo sviluppo del Porto Vecchio, può promuovere appunto il Venezia Giulia nel mondo per attrarre ulteriori aziende, ulteriori imprese in questo territorio estremamente ricco ed affascinante. Un primo dato l'ha già fornito, proprio in sede di presentazione, una maggiore resilienza della nostra regione, delle imprese della nostra regione rispetto al resto d'Italia. Ma avete visto, quindi non è come dice qualcuno propaganda, ma sono numeri. Numeri belli, numeri importanti che davvero ci proiettano ben al di sopra di quella che è la media nazionale. Una regione Friuli Venezia Giulia che in questi anni, seppur difficili, si è contraddistinta per resilienza e resistenza. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'ispettore Monica De Mola. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Cosa ci racconta, ispettore? Ben poco oggi, okay. Non abbiamo cose di rilievo da ricordare, abbiamo una situazione della viabilità tranquilla, non ci sono incidenti e né per oggi né per domani ci sono manifestazioni particolari, quello che era già in essere continua ad essere per esempio il Luna Park, quindi okay. È già stato installato e altre cose per il momento non avrei da dirle. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Anche a voi, buongiorno. E sabato alle 21.05 su Tele4 andrà in onda il concerto di Natale della Art Voice Academy dal Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Sabato 24 dicembre alle 21.05 su Tele4 il concerto di Natale dal Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Le voci di Art Voice Academy e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, insieme per Art Voice Christmas Song, i canti più amati della tradizione natalizia, interpretati dai giovani e giovanissimi artisti dell'Academy per vivere insieme la magica atmosfera delle feste. Il concerto andrà in replica anche lunedì 26 dicembre alle 13.40. È un concerto di Natale, concerto Christmas Pop dell'Art Voice Academy del Teatro Accademico di Castelfranco, dove ci saranno presenti tutti gli allievi del corso accademico di Art Voice Academy. Quest'anno abbiamo scelto la formula dei duetti o dei trii. Avremo le più belle canzoni di Natale con la grande orchestra, quindi è un momento veramente per celebrare il Natale in modo completamente diverso con i ragazzi di Art Voice Academy. È stato presentato oggi il progetto di digitalizzazione dell'archivio del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, un patrimonio che in qualche modo racconta la storia culturale della città.
Attraverso il Circolo della Cultura delle Arti sono passati tutti i più importanti nomi della cultura umanistica e scientifica, non solo italiana ma anche europea. 76 anni di vita, il Circolo della Cultura e delle Arti è una delle realtà culturali cittadine più prolifiche, con più di 6.000 iniziative organizzate negli anni. Di esse, per fortuna, c'è testimonianza. C'è stata la preveggenza sin dagli inizi di chi ha tutelato questo archivio di conservarlo e di conservarlo anche in modo molto ordinato. Ora, grazie al professor Paolo Quazzolo, l'archivio è stato digitalizzato ed è disponibile online. Sul sito del Circolo si trovano elencati tutti gli eventi. Ci si può cliccare sopra e si apre quindi una scheda che è un approfondimento. In questa scheda si può trovare le fotografie dell'evento, si possono trovare gli inviti, i comunicati stampa, spesso anche i carteggi che hanno preceduto l'organizzazione dell'evento. Il lavoro è stato presentato oggi al Caffè Rossetti dai vertici del Circolo, che hanno raccontato la genesi del progetto, un anno di durata, reso possibile dalla collaborazione con l'università, e che è solo il primo passo per una completa riscoperta di tale patrimonio. L'archivio contiene migliaia e migliaia di documenti, solamente alcuni sono stati digitalizzati e questo è un lavoro che è appena iniziato. In realtà è un lavoro che potrebbe andare avanti, non dico all'infinito, ma anche per molti anni, perché anche le schede che sono già state rese attive possono essere in qualsiasi momento ulteriormente implementate con quella ricchezza di documenti che sono presenti all'interno dell'archivio. Senza contare che l'archivio riserva più di una sorpresa non solo per gli appassionati o gli addetti ai lavori. E fra l'altro all'interno dell'archivio c'è una raccolta di lettere autografe eccezionale, dove si trovano tutti i nomi più importanti della letteratura, dell'arte, della ricerca scientifica. Meteo, prima di chiudere, sulle Alpi in quota fluiscono correnti in prevalenza nord-occidentali abbastanza stabili. Nei bassi strati sul Friuli Venezia Giulia, specie su pianura e costa, continueranno ad esserci correnti umide ovest-sud-ovest. Per domani su bassa pianura e costa si prevede cielo in prevalenza coperto con la possibilità di qualche debole pioggia ad est. Sull'alta pianura nuvoloso variabile, sulla zona montana cielo da poco nuvoloso variabile. Probabili foschie o nebbie, specie su bassa pianura, costa orientale carso. Lo zero termico sarà attorno ai 2400 metri di quota circa, con inversione termica a fondo valle più marcata nelle ore notturne. Abbiamo ancora da ricordarvi che, come sapete, in questo periodo potete fare in modo che i vostri presepi e i vostri alberi di Natale siano ripresi e poi trasmessi durante il nostro telegiornale, segnatamente in quello della sera. Il numero di telefono a cui chiamare è lo 040 300 500, interno 3, redazione @tele4.it è il numero di telefono a cui invece chiamare. Quello è il numero di l'indirizzo di posta elettronica. Oggi dobbiamo un po' resettarci, mi sa. Ci vediamo dopo alle 18 con Trieste in diretta. Buon proseguimento a tutti. Adesso, per chi ci segue in diretta, c'è l'approfondimento sportivo dedicato alla Triestina. Ben ritrovati nel nostro spazio delle 13.40, spazio sportivo che oggi vivremo in compagnia di Guido Roberti, giornalista di Radio Attività, ben trovato. Ciao Bernardo, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Il bilancio di fine anno e diciamo anche del girone d'andata della Triestina. Domani l'impegno contro il Pordenone, la prima partita del girone di ritorno. L'annata della Triestina è stata negativa, con pochi punti e l'ultima piazza in classifica. Girone d'andata che... E si è chiuso perlomeno con una vittoria, il che fa ben sperare, Roberti.
Ma speriamo che questo tuo passato, il girone d'andata è stato negativo, sia destinato a rimanere tale che dal prossimo futuro si possa parlare al presente di cose buone e positive. Indubbiamente un girone d'andata pessimo sotto tutti i punti di vista sportivi, dunque una grave situazione di classifica, ma come dicevi tu, quel bagliore di speranza non tanto dell'ultima partita in sé, quanto dell'ultimo periodo, almeno le partite in casa, qualcosina abbiamo visto. Abbiamo visto una squadra che sta trovando, grazie all'idea di calcio ormai evidente di Massimo Pavanel per questo gruppo, sta trovando un'identità, sta trovando maggior compattezza, ha subito pochi gol nelle ultime partite, ne ha subito solo uno, ahimè decisivo, a San Giuliano, ancora il problema cronico dell'attacco, ma se non altro al Rocco almeno il prodotto è presentabile. In trasferta invece è lì che deve arrivare la svolta, deve arrivare quello scatto decisivo per la salvezza, l'unico obiettivo possibile, raggiungibile. Bisogna assolutamente invertire il trend. In trasferta la Triestina ha una striscia aperta di sconfitte consecutive, non ha mai vinto, dobbiamo andare con i ricordi addirittura a febbraio, pensate alla partita di Mantova a febbraio, per respirare l'ebbrezza di un successo fuori casa, che vale sempre di più, no? Il successo fuori casa ti trasmette anche in termini di entusiasmo quel pizzico di gioia, di ebbrezza in più. Dunque invertire il trend in trasferta sarà necessario se vogliamo raggiungere una quota punti, e magari tra un po' ne parleremo, sì, che sia plausibile, che sia sufficiente a conseguire la salvezza, se possibile senza play-out, altrimenti ci accontenteremo dei play-out, non vedo altre soluzioni. Ecco, proviamo a fare i conti numerici. Al momento quanti punti servono alla Triestina per salvarsi senza play-out? Beh, questa è una bella domanda e anche difficile, anche perché ogni campionato ha le sue caratteristiche, ha i suoi punti di svolta. In questo momento i numeri dicono che il girone A è quello livellato più verso il basso, se parliamo delle squadre che concorrono alla promozione in Serie B. La quota promozione è bassa, oggettivamente. In questo momento chi concluderebbe il campionato lo concluderebbe a quota 70 come media, 70-71, quello che è. Negli ultimi anni si è vinta 90 il campionato. Questo chiaramente compatta la classifica, la accorcia ed è un bene per chi insegue, ma al tempo stesso può anche alzare la quota salvezza. Noi ne abbiamo 15 di punti attualmente, per arrivare ai famosi 40, no, della quota salvezza già ne servirebbero 25, che non sono poi pochi. Secondo me bisogna farne qualcuno in più, arrivare a 42-45 per essere certi di una salvezza. Arrivare a 45, arrivare a 42 significa un girone di ritorno da 27-30 punti, sono tanti. Sono un ritmo da playoff, sono un ritmo da quarto quinto posto, il ritmo delle ultime due stagioni della Triestina, pensiamo alla Triestina di Buchi l'altro anno, 55, di Pillon l'anno prima, dunque auspicare un girone di ritorno simile significa invertire nettamente il trend. Parliamo di 7-8 vittorie necessarie per una squadra che in un girone ne ha conquistate 3 di vittorie, di cui almeno una molto sofferta con la Virtus Verona e di cui l'ultima, che ripeto, è quel raggio di sole in questo inverno, o anzi autunno, piuttosto grigio. Poi dicevi tu giustamente, ci sono le gare in casa, ci sono le gare in trasferta, ci sono nel girone di ritorno che comincia domani contro il Pordenone 19 partite, perché sono gironi da 20 squadre, 19 partite da disputare, 9 vittorie vuol dire più o meno metà delle partite del girone di ritorno da vincere, più o meno. Sì, numericamente è così, ma soprattutto la Triestina deve iniziare a vincere gli scontri diretti che, esatto, resteranno, almeno quelli in casa. Abbiamo purtroppo quella sconfitta con il Piacenza pesante al Garilli sul groppone recentemente, quella è una sconfitta pesante, direttissima, forse, quella è forse pesante, e oltretutto pensiamoci, il calendario proporrà Triestina-Piacenza alla terz'ultima, dunque potrebbe essere uno scontro estremamente difficile, complicato, teso proprio ad aprile. C'è la partita col Trento e questa arriverà abbastanza presto. A Trento l'andata abbiamo pareggiato 1-1, una partita strana, c'era ancora Bonatti in panchina, e poi fortunatamente siamo riusciti almeno per ora ad averla meglio su Mantova e Virtus Verona. Sono tutte squadre che alla fine saranno lì a giocarsi i piazzamenti, una resterà fuori, una resterà dentro i play-out. La Virtus Verona adesso sembra aver inanellato una serie di risultati utili, anzi ne ha vinte 4 delle ultime 5, e piuttosto abbiamo risucchiato la Pergolettese appare abbastanza appannata, anche se
secondo me ha le qualità per staccarsi in realtà dalla lotta a salvezza, che magari coinvolgerà altre squadre, no? Mm-hmm. Quelle di centro classifica, poi la Pro Patria stessa, sono squadre che magari a metà classifica poi vengono risucchiate. Però ecco, numeri alla mano, vincere assolutamente gli scontri diretti, invertire il trend in trasferta e soprattutto attendere ciò che capiterà nel mercato di gennaio. Infatti la mia domanda era la seguente: cosa serve, cosa serve prendere dal mercato se si trova qualcosa? È un bel restauro da fare, è un bel restauro da fare. Dicevamo di una società che ha scelto, ha prediletto questa via di cambiare tanto in estate. È logico che su 24, ora non ricordo, 23-24 nuovi contratti, il margine d'errore è ovvio che cresce, è ovvio che aumenta, e quindi non sbagli magari 2-3 acquisti, ne puoi sbagliare anche 7-8. Sì, esatto. Ora noi chiaramente non portiamo nessuno al capo d'accusa e all'esecuzione automatica, ma io credo che almeno 5-6, se non 7 giocatori o più, siano ben al di sotto del rendimento auspicato. Dunque su 24 nuovi giocatori, sbagliando un terzo degli acquisti, ti trovi in una situazione grave. Dunque credo che sarà necessario intervenire molto, con almeno un'operazione per reparto, sicuramente anche difesa. Com'è? Anche in porta? Bella domanda anche questa, ma direi di no. Secondo me in porta abbiamo due ottimi portieri, Pisseri e Mastrantonio. Pavanel nelle ultime partite, in accordo probabilmente con lo staff, ha scelto, ha prediletto Mastrantonio. Io sono d'accordo, adesso spiegherò anche il perché. Sì. E dunque uno per reparto, con un attaccante, con una punta che ti faccia gol. La Triestina ha bisogno di un attaccante che faccia 10 gol nel girone di ritorno, che permetta a Ganz magari di giocare un po' più dietro, seconda punta, chiamiamolo così, e permetta anche a Minesso di continuare a fare quello che sta facendo nell'ultimo mese. Che non è un mero centravanti in questo momento come ruolo, è più anche lui una seconda punta aggiunta. No? Esatto, Minesso è il perfetto numero 10 di una volta, è quello che nel 4-3-1-2 di Pavanel sta dietro le due punte. Bravissimo, è questo cambio, questa svolta, chiamiamola così, con il gol di Minesso, secondo me è una chiave essenziale attorno alla quale Pavanel costruirà il mercato, perché poi, ripeto, non sarà neanche facile muoversi. Ti dicevo perché Mastrantonio rispetto a Pisseri. Pisseri ottimo portiere, però se noi guardiamo le ultime due partite buone della Triestina, questo 1-0 alla Pergolettese per compattezza, per come nel secondo tempo non abbiamo rischiato, e anche per gioco, la partita precedente con la Feralpi, lo 0-0 con la Feralpi Salò, guardate l'11 titolare, c'erano 6-5 giovani. C'era Ghislandi, questa volta Rocchetti, c'era Mastrantonio, c'era Dorante, c'era Lovisa. Ora, io sono dell'idea che in C bisogna correre, certo devi avere anche i vecchi marpioni, però una squadra giovane, guarda caso, si è fatta apprezzare almeno in casa nelle ultime due partite. Dunque largo spazio ai giovani che probabilmente hanno fame. Con questo non voglio per forza dare dei viziati a chi anagraficamente non è di quell'età, però ecco, non è un caso. Serve il centravanti Boa? In qualche modo? Sì, quello serve. Che fa salire la squadra, che tiene palla, che può essere un pericolo nei calci piazzati, che la sporca quello che basta per mettere in difficoltà, che si porta via anche due marcatori in un colpo solo. Esatto. Manca quello? Esatto, ho letto il nome di Maestrello. Maestrello, se pensiamo, diverse volte ha spostato gli equilibri del Renate, è un giocatore che ti dà quel tipo di profondità, di peso, che può attirare su di sé giocatori, ed è quello che manca tremendamente alla Triestina. Né Ganz, né Adorante, né Minesso hanno queste caratteristiche, ancora meno Petrelli, che probabilmente tra i quattro del reparto offensivo è quello che ha deluso di più. Aveva fatto un precampionato anche buono. Aveva fatto un buon precampionato, qualche bagliore, aveva fatto un gol anche importante a Novara, che aveva illuso la Triestina. Era una Triestina che ancora non avremmo mai immaginato di trovare in questa situazione di classifica. Nell'ultima partita Pavanella ha dato fiducia, e questo è un bene, a Iacovoni, un giovane triestino, si è visto che ci ha messo il cuore. Sono tutti segnali che i triestini apprezzano, proprio perché ricordiamo che dopo la scomparsa tragica di Biasin, la prima fase del mercato incentrata sui giovani stavano entusiasmando molto il pubblico triestino. Poi chiaramente è arrivata l'illusione con i grandi nomi, qui è una squadra destinata ai primi posti. Non è stato così. Dunque, tornare a puntare tanto sui giovani, vedi come il pubblico triestino, che in questo momento vive una fase di disaffezione clamorosa e di distacco notevole, lo dicono purtroppo i numeri. Lo dicono anche gli striscioni.
un passo alla volta forse li torni a catturare, a coinvolgere. C'è un distacco pericoloso, ma dipende tutto dalla squadra, dal rendimento della società, riattirare la tifoseria. Centrocampo? Centrocampo, il miglior acquisto la Triestina l'ha fatto con Crimi, con il ritorno di Crimi. Guardate la crisi dei risultati, tutto sommato coincidente anche con l'arrivo di Massimo Pavanel, non per colpe sue chiaramente, ma con l'infortunio di Crimi la Triestina ha perso tantissimo a centrocampo. Sarà un elemento determinante per lo spogliatoio, per il centrocampo. Sta mostrando le sue qualità a Lovisa. Nell'ultima partita, io anche penso in radio cronaca, magari l'ho menzionato poco, ma perché faceva un lavoro sporco notevole. La Pergolettese, ad esempio, squadra che giocava tutto sugli esterni, su Bariti e sull'altro, su Villa dall'altra parte, e chiaramente quindi Lovisa ha dovuto fare un lavoro notevole da quel punto di vista. Se poi arrivasse comunque un uomo d'ordine a centrocampo, o addirittura arrivasse un Steffè, di cui si vocifera, di cui si parla, capace anche magari di indossare una fascia di capitano con sentimento. Beh, certo, ecco, senso d'appartenenza. Non ci metteremo a piangere, ho fatto un endorsement per Demetrio Steffè. L'hai lanciata, insomma. Non perché è un amico, ma perché penso sarebbe utile assolutamente al progetto di questa Triestina e anche per un accordo magari tra questo gruppo così tanto cambiato e Pavanel. Chi ha invece deluso, secondo te? Beh, insomma, sono tanti. Lo stesso... ci sono nomi che sono arrivati qui con il massimo dell'entusiasmo anche per quello che hanno fatto e che hanno reso, ma è un po' il clima di tutta la squadra, non è che dopo puntare un singolo mettendolo in una condizione in cui tutti fanno male e tu devi far per forza bene è anche difficile e sarebbe anche ingiusto, però è chiaro che quando ti vedi Gori, quando ti vedi altri nomi importanti arrivare a Trieste ti aspetti comunque che prendano un po' per mano la squadra. Ripeto, le concause non sono solo singole, è tutto un sistema, quindi non è che si mettono in croce questi giocatori, però sicuramente il rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Se volessimo fare il pagellone di dicembre, di fine girone d'andata, io credo che sopra la sufficienza sono pochi. Felici? No? Poi, sai, c'è chi ha, sì, felici sicuramente come giovane di prospettiva, però lo stesso Minesso adesso si è un po' ripreso, ma è al di sotto delle aspettative. Sabione al di sotto delle aspettative. A Sabione si può dare l'attenuante di questa capacità, esigenza anche di giocare a centrocampo. Che difesa. Tu insomma sai che non è facile, no? Una volta anche a gara in corso trovarsi la difesa di centrocampo, però il rendimento è evidentemente al di sotto delle aspettative. Lo stesso Furlan è partito bene e poi ha avuto un calo, poi è un po' scomparso. A inizio stagione avevamo Lombardi, desaparecido anche lui, però non ha giocato, ha giocato all'inizio, sì, però qualche partita, qualche frammento, però al di sotto delle aspettative. Sarzi Puttini, io anni fa mi ricordo e l'ho detto anche qua, Sarzi Puttini era insomma un bel giocatore, sicuramente per la Serie C sì, ma anche per la Serie B, insomma un terzino ordinario, niente di incredibile. Rocchi ha commesso tanti errori, ma insomma anche la gioventù, possiamo concedere l'alibi della gioventù. Lo stesso Paganini, che è uno dei più trainanti, ha avuto anche lui i suoi momenti, l'espulsione, pensiamo a Sesto San Giovanni, che insomma ce l'ha tolto tre volte, quindi è una lunga catena di bocciature, cioè è inevitabile, del resto se no non saremmo al terz'ultimo posto. C'è poco da salvare, c'è Felici, ci sono i segnali di quest'ultimo mese, però per tornare sopra la sufficienza serve un grande girone di ritorno. Girone di ritorno che comincia già domani, abbiamo detto, con un Pordenone che è partito molto bene e poi ha cominciato a rallentare. Sì, Pordenone ha accusato nell'ultimo periodo una, non dico crisi, ma una fase di poca brillantezza, non vince da 5 partite, speriamo continui e concluda l'anno con questo trend. La Triestina uscirebbe con grande piacere dal Teghil di Lignano con un punto, anche perché interromperebbe questa emorragia di risultati in trasferta e darebbe valore probabilmente alle difficoltà che percepiamo da Pordenone nelle ultime settimane. Hanno gettato via la vittoria a Bergamo contro l'Albino Leffe, a Zanica per l'esattezza contro l'Albino Leffe, in precedenza un pareggio deludente con la Pro Patria ad esempio, hanno perso anche male a Vercelli, dunque stanno vivendo un appannamento notevole. Secondo me sono destinati da soli col Vicenza a lottare per il primo posto
a fine stagione. Però ecco, è una squadra temibile, è una squadra che segna con tanti giocatori, Dubiskas, Candellone, Aieti, che secondo me è di altra categoria quest'anno, e dunque sarà difficilissimo per la Triestina fare punti. Ultima mia domanda, non entro in merito alle motivazioni, ma c'è un'evidente scollatura anche col tifo organizzato, i striscioni, la protesta, la mancata partecipazione ai gradini della Furlan, questo chiaramente non aiuta il clima, però è un messaggio forte. È un messaggio forte e c'è solo un rimedio, solo una ricetta: i risultati sul campo operativi di società e squadra. Per riavvicinarli bisogna passare i fatti, bisogna tendere la mano, no? Perché tendiamo troppo spesso a voltare gli sguardi, invece bisogna guardarsi negli occhi, affrontarsi con una mano magari capace di stringere l'altra. Non si può biasimare un tifo che ultimamente porta 1000 poco più spettatori al Rocco, quindi di 4000 abbonati, l'ultima ce n'erano presenti, se non ricordo male, meno di 900. Più 300 paganti, sono numeri bassi che devono far riflettere. Ci sono i margini per correggere ogni errore, questa è la cosa importante, quindi prima di andare a perdere tutto ciò che è stato conquistato negli ultimi anni con fatica, dopo il fallimento del 2016 eccetera, c'è la possibilità, però bisogna anche venirsi incontro. Il tifo per me, con questa forma civile di protesta, lo sta facendo egregiamente, perché avercene, ripeto, di proteste così civili, silenziose, la società deve farlo con i fatti, non c'è altra soluzione. La certezza è Pavanel. La certezza secondo me è Pavanel dal punto di vista tecnico, e la certezza è anche il fatto che la squadra i segnali ce li ha dati, una squadra morta, una squadra arresa, arrendevole, avrebbe già peggiorato ulteriormente la classifica, invece ci sono dei segnali di controtendenza. Grazie a Guido Roberti, giornalista di Radio Attività, buona giornata e grazie, tanti auguri. Grazie a voi e in bocca al lupo all'Unione per domani. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci.